Sono molti gli aspetti che mi affascinano dell'estetica schubertiana. Uno di questi è il contrasto tra le due anime del compositore, quella che accetta con tristezza e rassegnazione un destino tragico. Tutta la sua vita è stata minata dalla malattia che lo uccide a soli 31 anni. E quella, l'anima che si ribella con tutte le forze, scatenando sul pentagramma appunto una tempesta senza controllo. Quello che ho appena suonato era l'inizio dell'andantino della grande sonata in La maggiore di 959, la penultima delle sue sonate, scritta nell'ultimo anno di vita. L'avvio è mesto, dolente, senza speranza, ma in pochi attimi un'agitazione crescente non riesce più a reprimere una rabbia feroce. Una sorta di ribellione ad uno sgomento divenuto insostenibile. Il canto triste dell'inizio si trasforma così in una grandiosa e rivoluzionaria scena tragica.